Gianmario Villalta, con il libro Dove sono gli anni di Garzanti, è il vincitore della sezione A di Poesia Edita del 23° Premio di Letteratura Internazionale L'Aquila Biperbanca, intitolato alla Domia Bonanni. I vincitori della sezione B di Poesia Inedita, riservata agli studenti, sono ex aequo, entrambi provenienti dall'Istituto Cotugno dell'Aquila, Andrea Barberis e Maria Grazia Navarra, rispettivamente studente in Scienze Umane e studentessa del Liceo Classico. Il vincitore della sezione C di Poesia, riservata ai detenuti dei penitenziari italiani, è un ospite del carcere di Sulmona. Questi sono i nomi annunciati stamattina nel corso della cerimonia finale della 23esima edizione che si è svolta all'Aquila nel ridotto del Teatro Comunale. All'indomani del terremoto dell'Aquila sono venuto con una delegazione perché le regioni d'Italia avevano mandato qualcuno di istituzionale, io dirigevo già un festival importante e non ho avuto possibilità di dir nulla perché ero rimasto senza parole. E oggi questo premio che ha avuto continuità e quindi ha dato il segno della continuità della vita, della continuità del lavoro, della continuità dell'impegno delle persone. Oggi l'Aquila ha ancora qualcosa da fare, l'ho visto, ma è una città bellissima. Io non avrei immaginato, devo dire la verità, e venendo qua ieri mi chiedevo che cosa avrei trovato rispetto a quello che ho visto perché non ero più tornato. E anche questo è il segno di quello che fanno le persone quando amano la loro terra, quando sono impegnate, quando la cultura le nutre. E non dobbiamo credere, ecco questo mi raccomando, non dobbiamo credere, noi viviamo oggi di qualche cosa che è istantaneo, no? Qualsiasi giudizio su qualsiasi cosa, qualsiasi commento è l'emozione. Mi sono molto emozionato, questo mi emoziona, certo, bene, però l'emozione è una cosa istantanea, invece noi abbiamo da pensare alle generazioni, che è qualcosa di molto più lungo e molto più faticoso. Il bene è una difficile e lunga costruzione, il male, come abbiamo visto, colpisce all'improvviso, senza preavviso e poi richiede tanto lavoro. Ecco, questo premio è uno dei segnali del bene che invece ha continuato all'Aquila, laddove il male ha colpito all'improvviso e disgraziatamente. Il lavoro dei giurati è un lavoro difficile che parte già dall'estate e ci pone insomma nella situazione di leggere tante opere molto meritevoli. È stata difficile la scelta, però alla fine abbiamo creato insomma una sintesi, credo, vincente e condivisa.